Io sono figlio di un pompiere, quindi da quando ero piccolo giravo nei camion con i camion dei pompieri, andavo a trovare mio padre. Nel settembre del 1993 una corda dove io ero attaccato al terzo piano si è rotta e quindi sono caduto di schiena e ho rotto la colonna vertebrale. Da quando ero piccolo mio papà mi ha sempre insegnato che si può sbagliare, ma bisogna stare attento a non farsi male, a non rovinare la vita. Mia madre invece è una persona che mi ha insegnato la forza di essere sempre attenti a quello che succede intorno, perché ogni cosa che ti succede intorno può essere un momento per prendere una decisione. L'infortunio mi ha insegnato invece la vita, perché lì ti passi in un secondo da una cosa all'altra. Io mi sono fatto male, ma non ho sbagliato. La mia vita è cambiata, ma ho fatto mentre facevo quello che volevo. Quindi credo che nella vita tutti possono sbagliare, ma la ricerca della passione per la vita è una cosa importante. C'è stato un medico che mi ha detto una cosa e non l'ho accettato. In quel momento ho detto ok, il mio medico sono io. Il mio medico psicologico, il mio medico del corpo, il mio medico della mia vita sono io. Sono solo io che posso aiutare me stesso, perché io sono la persona più importante che ho. Così. Da quel momento tutto quello che faccio lo faccio per crescere. Questa nuova vita mi ha insegnato tanto e mi sta insegnando tanto. In realtà, dopo 18 anni che ho imparato a usare la carrozzina, mi accorgo di camminare molto più velocemente degli altri. Sono Cosimo Tremigliozzi, sono un ex vigile del fuoco. I am Asia, sono Asia.